Per riuscire ad ottenere un buon reddito da un oliveto di questo tipo è necessario fare degli interventi a sostegno dello sviluppo della pianta e a sostegno della produzione, della quantità e della qualità di produzione, questo è evidente. Sono queste piante, per quanto siano mediterranee, robuste, capaci di poter andare avanti comunque negli anni, siamo noi che dobbiamo spingerle con i nostri trattamenti a essere capaci di produrre in quantità adeguata tutti gli anni e in maniera sana. Ecco perché i trattamenti con farina di basalto è necessario farli esattamente in un periodo in cui tradizionalmente non erano mai stati fatti, quindi luglio, agosto, settembre sono dei mesi in cui è fondamentale agire con la farina di basalto micronizzata, ben diffusa su tutta la chioma, un sostegno alla nutrizione della pianta in una fase estiva che è un momento piuttosto difficile, importante, dove c'è tanto sole, dove sono alte temperature e dove c'è anche una forte evapotraspirazione, cosa che con la farina di basalto viene regolata in maniera ottimale. Inoltre è anche il periodo in cui le drupe si ingrossano e quindi sono più soggette all'attacco della mosca olearia, ed ecco che noi facciamo una protezione attiva nei confronti della mosca e proteggiamo attivamente lo sviluppo della drupa, evitando che la mosca vada a depositare l'uovo e sostenendo lo sviluppo e la maturazione di questa drupa. Per le grandi aziende che devono fare produzione e hanno ettari, migliaia di olivi, migliaia di piante su cui intervenire, è indispensabile avere la giusta e la corretta attrezzatura per poter intervenire con la velocità adeguata nei periodi giusti e corretti. La tempestività sappiamo tutti che è un elemento fondamentale per la protezione e lo sviluppo della pianta, quindi quando si pensa in termini imprenditoriali di produzione di olio di alta qualità, non si può prescindere dall'utilizzare macchinari adeguati a livello qualitativo che noi vogliamo raggiungere col nostro prodotto. L'irrorattore Martignani è un nebulizzatore pneumatico a carica elettrostatica, dotato di una pompa centrifuga in acciaio inox a grande portata, di un ventilatore centrifugo anch'esso a grande portata, e dotato di ugelli a largo passaggio, ed è stato implementato anche dal 1981 con il dispositivo di carica elettrostatica, quindi sono già 43 anni di dispositivo di carica elettrostatica. Queste caratteristiche, quindi fori a largo passaggio, pompe rotative, fanno sì che prodotti ausiliari emergenti, come soprattutto la farina di basalto, non provochi sulla macchina alcun problema di intasamento e di occlusione, perché la macchina Martignani ha una grandissima capacità di agitazione, mantiene in sospensione il prodotto e lo distribuisce sulla pianta in modo molto uniforme. Quindi il nebulizzatore Martignani ha questa capacità di distribuire qualsiasi prodotto, soprattutto la farina di basalto, in un modo molto uniforme, e lo vedremo in questa circostanza grazie all'ausilio di speciali lampade a raggi ultravioletti che emetteranno fluorescenza, rifletteranno la fluorescenza della gocciolina, e quindi si potrà notare una copertura uniforme nel vigneto e così anche nell'uliveto, e con anche un possibile risparmio sia del prodotto, perché la dose evitiamo con le nostre macchine, azzeriamo completamente lo sgocciolamento terra e la perdita per deriva, quindi possiamo anche andare a consigliare eventualmente anche una riduzione della dose a dettro di qualsiasi prodotto chimico. Abbiamo iniziato dalla prima miscelazione del prodotto, è importante metterlo in sospensione in acqua prima di metterlo all'interno della botte, quindi abbiamo pesato la dose necessaria al trattamento utilizzando circa 9 kg per ettaro di prodotto. Una volta pesato, il prodotto è stato messo in un secchio a parte e miscelato con una frusta, ma può essere utilizzato anche un semplice bastone. Si miscela per qualche secondo e poi si può mettere all'interno della botte con l'agitatore sempre acceso. Questo farà in modo che il prodotto resti in sospensione e possa essere quindi utilizzato durante tutto il trattamento. Ci siamo spostati poi in campo, prima facendo un trattamento su vigneto con una dose di circa 150 litri a ettaro. Le macchine Martignani consentono quindi di ottimizzare anche quelli che sono le quantità di acqua al minimo, utilizzano volumi bassissimi, ma consentono anche il grande vantaggio di ottenere un'ottima adesione sulla superficie fogliare. Infatti si può vedere con la bioluminescenza che la superficie che viene irrorata è praticamente totale,
della foglia e non restano spazi vuoti. Questo permette al basalto di fare la sua funzione, sia di protezione che di nutrizione con elementi minerali molto importanti per la pianta. Il prodotto farina di basalto per il trattamento fogliare non ha tempi di carenza, ha un'ottima persistenza sulla foglia che aiuta anche l'aderire di altri prodotti che possono essere utilizzati in combinazione. In questo caso abbiamo utilizzato la fluorescenza, quindi la fluorescina, questa sostanza solo per vedere come avviene il trattamento, ma può essere miscelata ai più comuni mezzi tecnici, quali rameici e altri prodotti, per garantirne una persistenza e una durata nel tempo. Sul vigneto utilizziamo la farina di basalto fogliare per fare una nutrizione adeguata durante tutta la stagione, per dare una copertura in difesa da patogeni, soprattutto fungini, e per migliorarne quella che è la resa e la qualità del prodotto finale. Abbiamo visto che si migliora la conduttanza stomatica, quindi diciamo il modo in cui traspira e respira la foglia, e si migliorano tanti aspetti che in un'estate così calda e siccitosa possono essere veramente dannosi per la pianta. Questi trattamenti, lo scopo è proprio quello di andare a stimolare la crescita normale della pianta. Essendo appunto una farina di roccia vulcanica, permette di garantire un effetto corroborante sia contro patologie fungine che parassiti, garantisce quindi la formazione di una barriera fisica che permette quindi di contrastare, come dicevo, patologie fungine. Faccio riferimento ad esempio all'occhio di pavone, ma anche da studi interni è stato riscontrato come l'utilizzo di questo prodotto possa contrastare la mosca olearia. In particolare vengono utilizzate diverse concentrazioni di prodotto che possono andare da un 3% fino a ridurne la concentrazione all'1,5% in base alle condizioni appunto dell'oliveto, e in questa maniera appunto viene consigliato un trattamento in fase di indurimento del nocciolo proprio per andare ad agire direttamente, ma anche sono consigliati dei trattamenti in vista preventiva, proprio perché nel momento in cui la larva è presente all'interno della drupa non possiamo più agire, quindi andare a monitorare la presenza della mosca olearia e intervenire con la farina di basalto è un'utile alternativa per l'utilizzo anche di prodotti come lotta adulticida, e permette anche poi di ridurre quello che è l'input di prodotti chimici di sintesi, e dal momento che questi prodotti sono a residui zero, quindi prodotti biologici riconosciuti IAB, possiamo anche garantire un minore impatto ambientale. Vedi? Perché di là è passato il ventaglio, sì. Era lì, qui questo qui era così. Perché per un'annata come quest'anno il sagrantino questo è un problema. È un problema, allora vai più piano, vai un chilometro più piano e fai un 100 litri in più. Però l'hai preso di qua. Sì, infatti, perché era di là il ventaglio. E poi ti spiego un concetto. Te se te vai dentro e lo dividi, sul rachide, guarda. Rachide hai il prodotto. È vero, c'hai ragione. Sì. Su tutto, anche di. Certo, il lacino ha la pruina che non. Quindi è arrivato. Non te lo fa vedere. Certo, io faccio ragionamento. È arrivato nel rachide. Il rachide fa come la foglia, riflette come la foglia. Sì. Mentre il lacino ha la pruina che lo rende, diciamo, un po' impermeabile, come no, la prugna. E quindi non lo fa vedere. Abbiamo chiamato diversi coloranti. Però io dico sempre, guarda, soffermati sul rachide, guarda, nel rachide c'è, quindi guarda sotto, guarda. Aspetta allora che faccio una fotografia. Sì. Perché sono una questione di fluorescenza. Sì. Al di là che questa era pure, diciamo. Sì, che avevo... sì. Qui vedo una micronizzazione più estrema, cioè la velocità dell'aria era maggiore e vedo una gocciolina molto più piccola. Puoi stessi avere un tempo di evaporazione più veloce. E quindi, però è comunque un numero elevato di goccioline per centimetro quadrato, quindi è sempre salvaguardata l'efficacia del trattamento, perché in un centimetro quadrato hai più di 2000 impatti.